Come avete ben saputo, ero in questura a fare degli accertamenti. Sta un po' lunghi, mi si è accertato tutto. Dopodiché posso dire che mi sono stato trattato con i guanti, erano proprio brave persone, gente che non c'entra niente con questo sistema, anzi. E l'unica roba che vi dico è che domani sarò a Trieste e che stia tutti tranquilli e domani faremo un comunicato come la gente come noi. Grazie del supporto, delle preoccupazioni. Comunque stiamo tutti tranquilli e domani, una volta parlato con l'avvocato, faremo comunicato. Così il leader del coordinamento, la gente come noi, FVG, Stefano Puzzer, ha informato del termine della sua avventura romana nella serata di ieri. È durata solo un giorno la protesta in Piazza del Popolo a Roma. Durante la serata Puzzer è stato raggiunto dagli uomini della questura, accompagnato negli uffici e gli è stato notificato il foglio di via che non gli permetterà il ritorno nella capitale per un anno, con obbligo di ritorno a Trieste entro le 21 di oggi. Puzzer verrà anche denunciato alla procura per manifestazione non preavvisata. L'obiettivo dell'ex CLPT era rimanere in presidio a Roma a oltranza fino a che le istituzioni non avessero accolto l'invito di sedersi e parlare con lui. Tutto era iniziato ieri mattina con il banchetto imbastito in piazza a Roma e i cartelli che richiamavano l'invito a sedersi e a dialogare. Il Papa, la Comunità Europea, il Premier Mario Draghi, gli Stati Uniti e la Russia, questi gli interlocutori indicati sui fogli. Poi, durante la giornata, alcune centinaia di persone si sono radunate in segno di solidarietà attorno a Stefano Puzzer, fino al blitz degli uomini della questura che lo hanno trattenuto negli uffici per accertamenti per alcune ore. Ora l'attesa è tutta per la manifestazione No Green Pass a Trieste, annunciata per sabato alle 14:30, un corteo regionale che partirà da Piazza della Libertà.